Lei chi è? Lo Buonasera, sono Lorenzo Montoro, chef? lo chef dell'Osteria al Paese. Complimenti, ha preso una bella eredità, quella di Rocco De Santis. Sì, un'eredità importante, Voi sicuramente siete importante. buoni amici, lo so. Sì, siamo amici, siamo amici. E la sua cucina da cosa si caratterizza? Come ha voluto cambiare l'identità del locale? Allora, diciamo che sicuramente abbiamo puntato su dei prodotti, materia prima di qualità, e poi comunque Anche se. perché la materia prima deriva dalle sue tenute. Sì, la maggior parte sì, E tutto ci quello racconti, come che. mai? Lei che cosa. Allora, noi abbiamo una campagna qui vicino a Sarno, in un posto veramente molto bello, per fortuna ancora bello pulito. E lì produciamo gran parte delle cose che usiamo nell'osteria, dalle erbe aromatiche anche agli ortaggi e tante cose che usiamo qua. Che abbiamo mangiato stasera? Tutto del suo orto. Sì, in effetti. Anche le verdure baby. Sì, anche le verdure baby, le zucchine baby, le Complimenti. carotine, tutte le cose che ha assaggiato stasera le E facciamo quindi lì. diceva, la sua cucina da cosa si caratterizza? Ma diciamo che è una cucina che rispetta tanto le materie prime, sono E come. vedi tu, con queste materie prime sarebbe un orrore Sì, sovrastarle con qualcos'altro. in effetti le trattiamo bene, le trattiamo bene. Ma tu sei una persona anche, secondo me, molto gradevole, garbata, gentile in generale, quindi figurati se non tratti bene le verdure, insomma. Tratterai bene gli esseri umani, figurati un po', no? Sarai. Senti, Vabbè, sicuramente è il mio lavoro, quindi lo faccio con passione, chiaramente. raccontaci, io sui dolci sono molto contento, anche sulle altre cose, devo dire la verità, sono rimasto piacevolmente colpito, insomma. Ma sui dolci. Bene. Veramente tre dolci ho provato, tutti e tre buoni, ovviamente qualcuno migliore dell'altro, come è giusto che sia anche per un gusto personale, eccetera, anche da un punto di vista oggettivo probabilmente. Però, complimenti, è difficile trovare uno chef che bravo sia con le portate salate che con i dolci, eh? Come mai? Sì, infatti Da cosa deriva questa capacità? Buonissima, il dolce che hai assaggiato tu, che ti è piaciuto così tanto, la caprese all'arancia, lì. anche perché una caprese in cui non c'è il cioccolato, già la gente storce il naso. Invece è buonissimo perché c'è. La pasta che hai fatto con arance le sono arance, paesane, bravo. le raccogliamo noi stessi. Il Saporitissimo, gelato alla il mandorla, gelato alla mandorla, complimenti, un che piatto facciamo noi. eccellente, veramente eccellente. Bene, Bravissimo, su grazie. questo veramente chapeau. Grazie. Poi altri piatti, il tonno per esempio, visto che l'hai trattato meravigliosamente. Sì, il Praticamente tonno un tonno non è cotto. appena scottato, un tataki di tonno praticamente. In effetti viene servito se non freddo, tiepido. Poi lo mariniamo con delle erbette, del finocchietto, degli agrumi e lo serviamo su questa melanzana, anche lei marinata, cotta a bassa Buona, c'era la temperatura. menta nella marinatura, mi pare. Sì, un po' di menta bergamotto, E dà quindi, il e sapore vedi, di si agrumi. sentiva ed era interessantissima. Complimenti. Grazie. Senti, ti trovi bene qui? Per Sì, mi trovo bene per tanti fattori. esempio, Luca è Infatti, un bravo ragazzo. bravissimo, con Luca mi trovo bene, Non ci lo diciamo con lui conosciamo. presente perché sennò sembra una cosa carina, invece non dobbiamo essere carini con Luca. Però è una brava persona, Infatti, no, eh? Veramente una molto, persona molto a squisita. modo, riusciamo comunque a decidere senza Ti ha lasciato carta problemi. bianca dopo Sì, Rocco, tutto sì, sommato, sì. quindi veramente si Si è affida da te. fidato, si è Anche se avete una fidato. cucina diversa, però ha creduto nelle tue capacità, che anche se sono diverse da quelle di Rocco, hanno il loro perché, Sì, effettivamente, no? sì, sì. Cioè, chi viene qui a mangiare non trova quello che mangiava prima, però trova qualcosa di diverso o di altrettanto interessante. In effetti sì, in effetti sì. È giusto? Senti, come vuoi salutare i nostri lettori? Li saluto dicendogli. Un attimo, vediamo E perché sei troppo una brava persona, questo non lo taglieremo perché fa parte del tuo carattere, sei una persona di cuore, quindi l'inviti a provare i tuoi Sì, piatti, giustamente, sicuramente, avrò piacere di invitarli qua per assaggiare i nostri piatti, i nostri prodotti e la cucina che cerchiamo di fare, di portare avanti qui a Nocera. no? E sicuramente la fai molto bene. Grazie, Complimenti. Tra l'altro il rapporto qualità-prezzo è molto interessante, eh. grazie. Sì, Sono tutti i piatti, cerchiamo. tutti i primi, tutti gli antipasti primi, 10 euro, insomma. Cerchiamo di avere un food cost Veramente comunque contenuto. interessante, contenuto. Complimenti, questa è la prima cosa, mi piace molto. Bravo, bravo, Bene. avrai un futuro. Grazie.